La finalissima in Serie B è tra Brigata, Vomero Spagnoli, Maglia Blu e i Ciucci, Maglia Azzurra. Quando siamo al 16° del primo tempo, i Ciucci sono in vantaggio per 2-0. Reti realizzate da Fabrizio Di Francesco, che ha aperto le marcature al 8° minuto con un grandissimo destro a incrociare dopo una splendida azione personale. Poi il raddoppio di Palma, ben imbeccato da Bacio. La Brigata ha iniziato questa finale con un po' il freno a mano tirato, un po' di tensione per i blu che non riescono a giocare come nelle ultime uscite, invece perfetti fino a questo momento i Ciucci, che non sentono per niente la pressione di questa finale importante. La palla qui giocata all'indietro per Bolognini, che calcia di sinistro. Nessun problema per Ambretti, subito al rinvio in avanti, dove però ancora Bolognini svetta e allontana in fallo laterale. Una partita fin qui senza storia, con i Ciucci che hanno addirittura sfiorato il terzo gol in almeno 3 circostanze. Quasi inoperoso fino a questo momento invece Donato Manna. Le conclusioni in porta per i blu sono state praticamente nulle. Adesso una rimessa laterale che batterà Stefano Abate. Cambia ancora con Bacio, bellissima l'azione qui, palla a terra con Bacio che viene fermato in fallo laterale da Tavassi. Guadagna una rimessa laterale il numero 7 dei blu, favorito nel rimpallo Bacio. Adesso Bolognini firma tutto, poi c'è Iavazzo che prova una girata, nessun problema per Manna. Poi qui il sombrero di Fabrizio Di Francesco, non molla Matrecano, poi un rimpallo ancora di Francesco, Tavazzi allontana e c'è un po' di spazio per Brandi potrebbe calciare, si allarga sul sinistro, poi per Iamunno ancora per Brandi, dentro di Brandi, 2-1 per Ciucci con la Brigata che accorcia. Buona qui l'azione, palla a terra dei blu che si rimettono dunque in partita. Vediamo se psicologicamente risentiranno i Ciucci di questo gol subito. Scambio qui, palma di Francesco, ancora palma, va sul fondo, atterrato da Brandi che lo stende. Posizione interessante per i Ciucci, che non sembrano per nulla aver subito psicologicamente di questa rete. Lo stesso Palma andrà a calciare. Ambretti sistema i suoi due uomini in barriera. Parte Palma con il destro, la palla che viene deviata da Ambretti in calcio d'angolo con un intervento miracoloso. Evita il peggio. Seguiamo quest'ultima azione prima di chiudere il collegamento, almeno per quanto riguarda il primo tempo. Calcio d'angolo e Stefano Abate, uscita bassa, Ambretti fa su il pallone, fa subito ripartire Iamunno, anticipato in fallo laterale da Bacio. 2-1 per i Ciucci, questo primo tempo, e chiudiamo qui il nostro collegamento.